Volpi, puma, renne con Babbo Natale, un martin pescatore, pesci ma anche vasi e dei veri e propri banconi creati in ghiaccio massiccio. Queste sono solo alcune delle opere realizzate dal due volte campione del mondo Francesco Falasconi. Nato a Fano 37 anni fa e cresciuto ad Apecchio, l'artista ha iniziato la sua scalata a successo dalla Riviera Adriatica, dove ha collezionato le prime esperienze nell'ambito della ristorazione. Dopo la scuola alberghiera, con il passare degli anni, il suo interesse si è spostato verso la cucina artistica, fino al 2006, quando c'è stato il colpo di fulmine con una scultura realizzata dal vivo solo con una motosega. Io mi sono innamorato del ghiaccio perché, come il ghiaccio, ritengo che non ci sia nessun altro prodotto. Nonostante che si parla di acqua normale, quindi acqua senza trattamento alcuno, e ha una capacità di sciogliersi molto molto limitata, perché il ghiaccio massiccio non ha aria dentro, quindi è molto lenta lo scioglimento. Quanto tempo si impiega a realizzare un'opera, ad esempio, come questa? Beh, 3-4 ore, mezza giornata, dipende dalla difficoltà, insomma. E quando scolpisce, Francesco si estranea dal contesto in cui si trova. Esiste solo lui, il blocco e quello che ne verrà fuori. Le sue sculture, inoltre, vengono richieste per matrimoni, locali, serate di gala o semplicemente per rendere unico e speciale un evento. Uno dei suoi più grandi fan è il maestro pasticcere Andrea Urbani. Inventa queste sculture che parlano da solo, sono un'emozione unica, specialmente quando noi la presentiamo nei nostri buffet, dei catering, nei nostri matrimoni, quindi hanno un valore aggiunto importante. Nel laboratorio del campione, situato in zona ex zuccherificio a Fano, non manca il macchinario che realizza i blocchi di ghiaccio. Il freddo arriva dalla parte sottostante e la movimentazione provocata dalle pompe non permette la formazione di aria all'interno delle molecole dell'acqua. Il bastone tocca il ghiaccio, non il fondo della vasca. Quindi vediamo che il ghiaccio è trasparente come l'acqua. Il tempo necessario per realizzarla? E circa 2 giorni e mezzo, 4 giorni, a seconda che si parli dell'inverno o dell'estate. Oltre ad insegnare questa disciplina, Francesco si esibisce dal vivo anche in manifestazioni sia in Italia che all'estero. È un prodotto che può essere praticamente utilizzato per qualsiasi cosa. Chiaramente non dura in eterno. Anzi, se vogliamo essere pignoli, dura in eterno, perché questo drago, sì, se uno lo vorrebbe datare, ha 4 miliardi e mezzo di anni, perché è all'età della Terra, perché l'acqua con cui è stato fatto questo drago è la stessa che c'era 4 miliardi e mezzo di anni fa. Non ti vengono i brividi? Thank you.